Grazie. Dunque, non so quanti colleghi siano aggiornati su questa tematica, spero tutti. Parliamo di 5G, questa nuova tecnologia che sta arrivando nelle Marche. Ci sono già diverse domande, io ho fatto un accesso agli atti presso ARPAM che mi ha fornito un elenco esaustivo di tutte le domande che fino a dicembre, l'ho fatto a dicembre, sono state fatte e ogni giorno aumentano al ritmo di 3 o 4, mi dicono di 3 o 4 al giorno. Questa mozione viene fatta per ricordare alcune cose. Partiamo innanzitutto da quello che dice il testo unico ambientale, ossia il principio di precauzione, secondo cui appunto non si dovrebbe dare seguito a qualcosa di cui ancora non si conosce, non si ha la pienezza, la contezza e di cui ancora, su cui, diciamo, i cui effetti non sono ancora noti. E si dovrebbe applicare proprio a questo, al 5G, perché il 5G è in fase sperimentale. Non è ancora una tecnologia pienamente conosciuta, soprattutto per quanto riguarda gli effetti. La differenza tra il 5G e le altre tecnologie riguarda principalmente le frequenze. Ci sono varie frequenze che utilizza il 5G. Alcune sono molto elevate. E questo che cosa comporta? Comporta una serie di problematiche. Ad esempio, una di queste problematiche è che queste onde non rimbalzano sui corpi come fanno le altre, ma penetrano nei corpi fino alla profondità di circa 2 centimetri. Allora forse qualcuno potrà chiedersi, ma 2 centimetri alla fine, però se pensate sul nostro corpo cosa ci può essere nei primi 2 centimetri di spessore, allora voi capite che in realtà queste onde vanno a interagire con ghiandole, con la pelle, con degli strati, con una serie di parti del nostro corpo che potrebbero, diciamo, di cui ancora non sappiamo bene cosa accadrà in realtà, ecco. Io posso dire questo però, e questo lo dico con certezza, che 180 scienziati e medici provenienti da 37 paesi hanno proposto una moratoria per il rollout della quinta generazione, ossia il 5G, fino a quando i potenziali pericoli della salute umana e l'ambiente saranno completamente studiati a fondo e compresi a fondo. A marzo del 2018 sono stati resi pubblici degli studi condotti dall'Istituto Ramazzini di Bologna, che forse qualcuno conoscerà, il centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni, che hanno considerato dell'esposizione alle radiofrequenze della telefonia mobile, attenzione, 1000 volte inferiori a quelle utilizzate nello studio sui telefoni cellulari dal National Toxicologic Program, riscontrando con questi valori gli stessi tipi di tumore. Aggiungiamo che non si è ancora compreso pienamente, ripeto, quali siano i rischi provocati da questa rete di nuova generazione e per cui la comunità scientifica, non Sandro Bisogni, ritiene che ci sia bisogno di ulteriori analisi. A questo si aggiungono anche delle sentenze.
Sentenze che riconoscono, l'ultima è proprio di febbraio, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la malattia professionale a un lavoratore che era costretto a utilizzare il telefono cellulare per molte ore. E quindi ci sono, dicevo, diverse sentenze che riconoscono la correlazione tra elettrosmog e cancro quando ci si trova in una condizione di esposizione multipla e cumulativa. Bruxelles, tanto per citare una città importante, non stiamo parlando di un paesino, Bruxelles è stata la prima città in Europa a vietare la sperimentazione 5G. A questo si aggiunge la preoccupazione di molti sindaci, alcuni stanno facendo delle ordinanze, però ecco, sono un po' lasciati, diciamo, a se stessi, perché non c'è ancora appunto una normativa, un atto indirizzo chiaro. Allora, in funzione di tutto questo, io non chiedo di bloccare il 5G, però chiedo delle cose che penso siano ragionevoli e che adesso elenco. Prima di tutto, che la Giunta, la Regione, lanci una campagna informativa sui rischi che si possono correre utilizzando in maniera inappropriata il telefono cellulare in generale. Poi di attivarsi presso il Governo e i ministeri competenti affinché non sia aumentato il valore di attenzione ai limiti di esposizione del DPCM 8 luglio 2003. Perché devo dire una cosa che ho saltato, il 5G ha bisogno di tanti emettitori di piccola potenza ma distribuiti quasi a 100 metri l'uno dall'altro di distanza. E questo si sta vedendo che probabilmente il limite che noi abbiamo adesso, che è di 6 volt metro, non sarà più sufficiente a garantire, diciamo, l'utilizzo di questa tecnologia. Cioè, se vogliamo utilizzare il 5G, stanno già dicendo che dovremmo innalzare questo limite. E c'è una proposta che chiede di innalzare questo limite da 6 a 61 volt metro. Quando vi dico che la Commissione europea si è espressa su questo punto dicendo che un limite giusto, cautelativo, sarebbe di 0,6 volt metro, no 61. Noi adesso abbiamo 6, la Commissione europea ci dice sarebbe meglio 0,6, l'Italia sta pensando di alzarla a 61. Devo dire per onestà intellettuale che l'Italia è una delle nazioni con i limiti più restrittivi rispetto ad altri valori delle nazioni europee. Però c'è una Commissione europea che ci sta dicendo una cosa e c'è una proposta che va nella direzione opposta. E allora chiedo appunto invece di farsi parte attiva presso il governo, quantomeno affinché questi limiti non siano aumentati. Poi un'altra cosa, banale. Vorrei che la Regione sollecitasse i comuni a rispettare la legge sulle antenne, cioè a fare il piano delle antenne. Quindi c'è una legge regionale che dice che ogni comune deve fare il piano per le antenne, molti comuni sono purtroppo inadempienti, quindi io chiedo che vengano fatti. E l'ultimo punto, a disporre, proprio per questo principio di precauzione, proprio per tutto quello che ho detto, proprio perché ancora non conosciamo appieno quali possono essere gli effetti del 5G, a disporre che l'ARPAM, prima di rilasciare dei pareri ai sensi dell'articolo 13 della legge 12, su installazioni di tecnologia 5G, acquisisca preventivamente i pareri delle autorità sanitarie competenti in materia, relativamente ai possibili rischi per la popolazione esposta. Quindi non sto chiedendo il mondo, sto chiedendo quattro cose, credo anche abbastanza ragionevoli. Quindi io vi invito, ecco, a votare questa mozione, dopodiché adesso ascolterò se c'è il dibattito e sarò lieto eventualmente di approfondire alcuni punti che magari emergeranno. Grazie.
Grazie. Perché no? Ho sbagliato? Votazione chiusa. Quindi abbiamo 13 favorevoli, un astenuto, quindi in pratica viene approvata la mozione.